fare i provvedimenti di viabilità che da qui a breve saranno adottati da parte dell'amministrazione. Sentiamo da tutti che nel periodo estivo abbiamo venuto a istituire la sosta al pavimento sul lungo mare dei Mille, e questo ci ha permesso anche di adottare questo provvedimento anche via sperimentale. L'intenzione che poi è stata quella anche condivisa con la commissione straordinaria è stata quella di adottare l'istituzione delle strisce blu, quindi della sosta al pavimento, anche all'interno del centro urbano. Del resto, secondo noi questo permetterà sicuramente una rotazione di parcheggi in un contesto dove i parcheggi purtroppo al merito sono pochi e sono carenti. Al contempo ci consentiranno anche una gestione più ordinata di quella che è la sosta nel centro urbano e tramite sicuramente gli ausiliari del traffico un controllo più capillare del territorio, che ad oggi soltanto con gli agenti di polizia municipale questo non lo possiamo garantire. Inoltre, oltre alle strisce a pavimento che la delibera è stata resa pubblica, è stata anche pubblicata da vari organi di stampa, quindi sappiamo le zone che saranno interessate, le ribadisco oggi nella conferenza stampa, saranno il tratto finale del corso Garibaldi, la via Roma, soltanto da un lato, la via dell'Interminicuci, dall'intersezione della via Durati sino all'intersezione della via Nazionale, e la via Nazionale, la zona antistante del municipio, soltanto lato Monte. Questo per permettere, oltre a permettere di garantire anche una sosta libera ai cittadini. Inoltre abbiamo già valutato l'opportunità di lasciare dei pass ai residenti per non pregiudicare la sosta da parte appunto di chi è residente che abita nell'abitazione di limitrofe. Oltre però, questo è un primo passo di quello che è un pacchetto di rivisitazione generale della mobilità urbana. Infatti è nostra intenzione anche provvedere all'istituzione di numerosi sensi unici di marcia, perché riteniamo, abbiamo potuto constatare da un monitoraggio del territorio, che ci sono alcune vie che purtroppo hanno una congestione veicolare quotidiana, proprio perché i reticoli viari del nostro territorio non consentono in particolare infatti il doppio senso di marcia e la sosta ambedati. Secondo noi l'istituzione di alcuni sensi unici di marcia, soprattutto nei tratti di via Spare, via Nazionale, via Berlinguer e poi si valuterà successivamente quali altre strade, potrebbero permettere non solo di decongestionare il traffico, ma anche di garantire una sosta ambedati sulle vie, quindi non penalizzare più di tanto gli esercenti dei negozi commerciali che in questo modo potrebbero avere garantiti parcheggi nelle vicinanze. Purtroppo il reticolo viario di merito è questo, abbiamo dei reticoli viari che hanno delle larghezze carreggiate di 5-6 metri, cacciando appunto la zona riservata alla sosta, che non consentono purtroppo il doppio senso di marcia, soprattutto perché le nostre strade sono interessate dal transito di mezzi pesanti. A tal riguardo, infatti, l'ulteriore step che ha intenzione di attuare l'amministrazione è quella di provvedere a una regolamentazione definitiva delle aree di carico o scarico merci. Una regolamentazione con la predisposizione di stalli e una regolamentazione con una fascia oraria prestabilita. Questo perché, sempre in virtù di un monitoraggio che hanno operato gli agenti, abbiamo potuto constatare che numerose problematiche viarie sono state riscontrate in prossimità dei negozi a causa di camion o di mezzi che devono eseguire il rifornimento presso gli esercizi commerciali stessi. Per cui provvederemo da qui, entro la fine dell'anno, a istituire le aree di carico e scarico merci con una disciplina oraria, e stiamo valutando di provvedere a due aree di carico e scarico per i mezzi sopra il 3,5 per inibire il transito all'interno del centro urbano a questi mezzi. Probabilmente verranno istituiti nella zona di via del Fortino un'area e probabilmente sul viale delle Tre Libertà un'altra area, in maniera tale che gli esercenti commerciali direttamente con un mezzo, con un furgone di loro proprietà, potranno fare un servizio navetta e rifornirsi direttamente in queste aree di carico e scarico. E questo è un pacchetto che in linea generale io ho illustrato e speriamo da qui alla fine dell'anno di renderlo operativo. Però oggi è stata la nostra intenzione fare questa conferenza stampa anche per illustrare
l'analisi, fare un'analisi dell'attività che il comando ha predisposto sotto la gestione commissariale in questi 2 anni. A tal punto abbiamo predisposto delle slide illustrative che andranno a proprio illustrare l'attività che ha eseguito il comando. Però vediamo se ecco, in queste slide stiamo appunto spiegando quella che è l'attività della Polizia Municipale, che oggi è chiamata ad assicurare una serie di norme, da quelle che sono le leggi, gli ordinamenti, i regolamenti. E da, fortunatamente, dico io, con le evolversi delle varie normative, sia dalla legge quadro, dalla 65-86, queste competenze si sono accresciute, quindi l'operatore, l'agente, gli ufficiali di Polizia Municipale oggi rivestono varie funzioni. Tradizionalmente nell'immaginario collettivo l'agente di Polizia Municipale è legato alla sanzione per il codice della strada, però oggi il comando e gli agenti hanno diverse funzioni, dalla polizia stradale alla polizia amministrativa, al controllo della polizia primaria, fino anche all'attività di polizia giudiziaria. Oggi ritengo che la Polizia Municipale di Merito svolge un ruolo che è fondamentale proprio per il miglioramento della vivibilità della nostra cittadina. Questo grazie sicuramente all'impegno di tutti gli operatori di Polizia Municipale che quotidianamente riescono a svolgere un servizio su 12 ore, nonostante siamo sotto organico, su 12 ore nell'arco della giornata. Questa relazione nasce appunto con l'intento anche di far conoscere il lavoro dell'operatore di Polizia Municipale. Oggi la nostra attività può essere divisa in macro aree. Oltre alla prima classica di polizia stradale, che prevede il controllo delle norme del codice della strada, ai servizi di viabilità per varie processioni, al rilievo delle sinistre stradali, quindi in ambito infortunistica stradale, svolgiamo un'attività di polizia amministrativa e commerciale che non impiega sicuramente non poco tempo agli agenti, e questo in virtù di un rispetto di tutte le leggi, ordinanze e regolamenti che vengono emanati soprattutto in sede locale. Poi svolgiamo, previsto appunto dal codice procedurale penale, l'attività di polizia giudiziaria e quindi la repressione dei reati di natura penale. L'analisi dell'attività di polizia stradale, che è l'attività che impiega il maggior tempo al nostro comando, ha visto nell'ultimo biennio, sotto la gestione commissariale, varie informazioni alle norme del codice della strada. Questo ha portato a circa 4.122 sanzioni al codice della strada e a numerose sanzioni accessorie. Sono state sottoposte a sequestro a fermo amministrativo 13 veicoli e 16 documenti di circolazione ritirati per appunto come sanzione accessoria della sanzione principale. Anche in tema di infortunistica stradale è stato assistito l'impegno da parte degli operatori e sono stati 61 i sinistri stradali rilevati. Abbiamo sempre garantito un servizio di viabilità per tutte le manifestazioni, cortei, processioni patrocinate o comunque organizzate da parte dell'amministrazione comunale, però oltre all'attività che viene svolta quotidianamente su strada, non di meno va posto l'accento all'attività che gli interni svolgono all'interno del comando con il rilascio di numerose autorizzazioni di materia polizia stradale, dall'autorizzazione al passo carraio, ai taglianti invalidi e così via. Ecco, in questa slide invece viene riportato in maniera sintetica le vie principalmente controllate dagli operatori di polizia municipale. Il corso Garibaldi rientra come una via principale dove sono state redatte 1013 verbali di infrazione alle norme del codice della strada. Proprio sul corso vorrei aprire una piccola parentesi, affermando che si sta cercando di risolvere da qui a breve con l'istituzione degli archetti la problematica relativa ai marciapiedi stessi al corso Garibaldi, che purtroppo sotto gli occhi di tutti non sono perfettamente a norma, questo perché non mettono il pedone a tutela veramente della sicurezza stradale e da possibili autoveicoli che spaldando potrebbero andare a finire direttamente sulla sede del marciapiede. Verranno istituiti appunto degli archetti che metteranno in sicurezza il pedone, che al contempo impediranno alle auto di sostare sul marciapiede. Ecco, questa è
della parte relativa al controllo di polizia amministrativa e commerciale. Questa è una parte che nell'ultimo biennio proprio è stata intensificata, soprattutto dal punto di vista dei controlli di esercizi commerciali, sia in sede fissa sia in sede itinerante. Anche in virtù del regolamento di polizia urbana che è stato varato circa 2 anni fa, questo ci ha permesso di implementare l'attività di controllo. Infatti la scheda successiva invece parla appunto dell'attività di polizia amministrativa in generale, proprio perché questa forse è la parte, la funzione, l'attività più variegata e più eterogenea del comando stesso. Sono 25 TSO ospedate nell'ultimo biennio, sono i trattamenti sanitari obbligatori a cui noi dobbiamo dare esecuzione dietro l'emanazione di un'ordinanza del sindaco o del commissario, che pertanto sono a tutela del paziente stesso. Abbiamo reso operativo 11 ordinanze veterinarie ed è numerosa l'attività che quotidianamente gli agenti operano per conto anche degli uffici stessi comunali, 295 pratiche di residenza e varie informative. Appunto l'attività commerciale annuale di controllo è stata nell'ultimo periodo proprio ulteriormente intensificata, anche in virtù delle ultime disposizioni emanate dalla Prefettura che hanno categoricamente emanato le ultime disposizioni in materia di controllo del commercio itinerante abusivo, anche legati a varie particolari fattispecie di reità, quali l'immigrazione clandestina o i reati di contraffazione. Le sanzioni emanate dagli agenti nell'ultimo biennio per violazione delle varie norme del commercio sono state 53 e 18 volte la merce posta in vendita senza le prescritte autorizzazioni commerciali, igienico-sanitarie è stata posta a sequestro. E per ultimo abbiamo l'attività di polizia giudiziaria, che è appunto la prevenzione della repressione dei reati di natura penale, quindi appunto al codice penale e dalle leggi speciali. Questo comando nell'ultimo biennio ha redatto 21 informative di reato deferite alla Procura di Reggio Calabria a più di 70 persone. Quotidianamente all'interno degli uffici qualsiasi cittadino può presentare una denuncia per qualsiasi organo di polizia giudiziaria che si chiami stazione carabinieri o polizia eccetera. E qui in questa slide invece vengono proprio evidenziati i reati redatti nelle varie informative da parte del comando. I 23 sono stati reati edilizi, che è la principale attività in materia in ambito edilizio che interessa appunto l'operatore di polizia giudiziaria, però si può evidenziare questa slide come è stata variegata, sono stati vari reati contestati dagli operatori, addirittura 4 reati di contraffazione, 3 reati di ricettazione e 20 reati di furto. Questi sono soprattutto in ambito di furto idrico. Quest'estate abbiamo appunto intensificato i controlli e abbiamo potuto accettare numerose condotte allacci alle condotte idriche comunali abusive. Sinergica è stata anche l'operazione, soprattutto al Prestivo, con le altre forze di polizia presenti sul territorio, soprattutto con la Guardia Costiera e il Corpo Forestale. Ciò ci ha permesso, tutto il Prestivo, di monitorare attentamente la situazione degli stabilimenti balneari e in 3 casi abbiamo posto a sequestro 3 stabilimenti balneari che avevano aperto senza le prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti normative e in un caso il proprietario, addirittura il titolare, è stato deferito anche per furto di energia elettrica. Questa è l'attività di polizia edilizia, diversa da quella che è l'attività prettamente di polizia giudiziaria. In ambito edilizio, infatti, oltre all'attività prettamente di polizia giudiziaria, numerose sono le comunicazioni che gli operatori in ambito edilizio provvedono a inoltrare competenti uffici comunali, quale l'ufficio tecnico, per tutte le violazioni non penalmente rilevanti. E in tale ambito, nell'ultimo anno, da controlli fortemente voluti della Commissione straordinaria, abbiamo provveduto a monitorare e censire gli alloggi ATERP di residenze di edilizia residenziale pubblica sul territorio. Questa è invece appunto la slide inerente al Targa System. Così colgo l'occasione appunto per presentare questo strumento che è da poco in dotazione al comando. Il Targa System è un dispositivo che è in forza a 25 comuni momentaneamente.
momentaneamente. È uno strumento che grazie a una telecamera permette di leggere in tempo reale le tratte dei veicoli e con un tempo di reazione di 2-3 secondi comunicarlo a un computer portatile mobile che appunto riesce a rilevare varie anomalie, tra cui se il veicolo è provvisto di certificato assicurativo, se è rubato, se non ha la revisione e addirittura se è già sottoposto da parte di un altro organo di polizia a fermo amministrativo. Tale sistema ci permette appunto, oltre a una verifica in tempo reale delle varie infrazioni, anche ad eseguire dei controlli più mirati e più efficaci, in quanto c'è un'ottimizzazione del servizio da parte del personale e anche del tempo, in quanto ogni veicolo fermato è un veicolo con ogni probabilità verrà sanzionato dall'operatore. Infatti il sistema, di cui abbiamo anche un video che a breve manderemo, permette di comunicare con la pattuglia posta a poche centinaia di metri le varie anomalie riscontrate. La pattuglia non deve fare altro che fermare il veicolo e già sa la sanzione che andrà a essere combinata. I tempi appunto di risposta con i database ministeriali, sia del Ministero dell'Interno sia del Ministero dei Trasporti, fino anche della banca dati ANEA, non superano i 3 secondi. Questo sistema è un sistema che è stato fortemente voluto dal comando, appunto perché ormai è un fenomeno particolarmente diffuso, quello delle assicurazioni, dei veicoli che circolano senza assicurazione, o addirittura in casi più gravi quando c'è l'identificazione assicurativa contraffatta. Qua ci sono delle slide che appunto raffigurano gli agenti in servizio sulla via lungomare dei Ligni. Questo è il portatile appunto che permette di visualizzare l'anomalia e l'agente accertatore che può combinare direttamente i verbali. C'è un video che manderò, lascerei nel tempo delle domande. Ecco, qui è la pattuglia che sta provvedendo all'installazione della telecamera. È una telecamera dotata di infrarossi, per cui ci permette anche un controllo in fascia notturna. L'apparecchio è stato acquistato tramite me, parlo del mercato elettronico della pubblica amministrazione, a un costo di 10.000 euro. È stato acquistato proprio per fare sicurezza stradale, non ho sentito già da qualcuno per fare cassa. Non è questo il nostro intento, non lo è mai stato. Avessimo voluto fare cassa, probabilmente ci saremmo orientati su altri dispositivi. Non è possibile, secondo noi, al giorno d'oggi camminare senza assicurazione. Questo proprio per non permettere che succedano incidenti che poi in ambito di risarcimento avrebbero grosse problematiche. O con veicoli non revisionati per la tutela del veicolo stesso, del conducente del veicolo stesso, o in casi addirittura più gravi, senza veicoli rubati. Questo è il monitoraggio che fa su ogni singola macchina che passa davanti alla telecamera. Abbiamo sculato le targhe. Quando il sistema rivela l'anomalia, come in questo caso, si allarga una finestra che appunto esce un'altra finestra di quadro che ci descrive direttamente l'anomalia riscontrata. In questo caso la macchina era senza revisione, con revisione appunto scaduta data 31 luglio 2014. Poteva non essere assicurato, poteva essere rubato. Il sistema poi ci permette non solo di fare un controllo sui veicoli che passano, ma anche di tracciarci una sorta di blacklist. Questa blacklist poi, perché può succedere che ci passano 2-3 veicoli da fermare, quindi non riusciamo più, anche per la sicurezza degli operatori stessi, a fermare il quarto o il quinto veicolo. Questo invece, avendo creato una blacklist, noi sappiamo direttamente i dati del trasgressore, perché il sistema ce l'evidenzia, e possiamo in maniera successiva poi effettuare i dovuti controlli. In questo caso l'anomalia è stata riscontrata, in questo caso tramite il radio, ma in dotazione l'apparecchio aveva anche un tablet che comunica direttamente nell'altro stesso in cui verifica la telecamera, lo comunica con un dispositivo portatile mobile alla pattuglia posta appunto a distanza dall'apparecchio. L'operatore poi giustamente non deve fare altro che fermare il veicolo e procedere alle dovute sanzioni. In questo caso il veicolo era sprovvisto anch'esso di certificazione di revisione.
Inoltre, come ho già detto, tale apparecchio ci dà l'opportunità di verificare anche se il veicolo è già sottoposto a fermo amministrativo o a sequestro, se è appunto aggiornato la banca dati ministeriale o da parte delle altre forze di polizia. Ci dà la banca dati le varie banche dati ministeriali, ci parlano di circa 4 milioni di veicoli che circolano sul territorio nazionale senza assicurazione, quindi in linea di massima anche noi siamo attestati alla media nazionale, a un 3%. Noi siamo a disposizione dei cittadini, non è sempre un dialogo facile perché l'operatore di polizia municipale ha un'attività che è principalmente quella sanzionatoria, anche se non abbiamo mai sottovalutato quella che è l'attività preventiva che ci deve essere sul territorio. Certo è che se quando uno commina una sanzione con sé, perché un cittadino è capace di adeguarsi, di rapportarsi con l'operatore in maniera educata. Questo a me voglio dire vuole particolarmente perché secondo me, fermo restando la fidelità dell'organo e quant'altro, secondo me il primo passo perché questo paese cambia è che si acquista da parte dei cittadini un po' di coscienza e di vivere civile sul territorio, quindi rispetto anche per il prossimo, perché parcheggiare l'auto in maniera sbagliata è proprio una mancanza di rispetto verso il prossimo, perché creo difficoltà, possibilità di disagio alla circolazione stradale, quindi è proprio tanto un dispetto di preferenzismo verso il prossimo. Quindi io dico che a prescindere di tutta l'attività che è stata elencata, il primo passo per questo paese è quello che veramente venga, ci sia un cambio di uno scatto culturale da parte anche dei cittadini e il rispetto delle regole, perché voglio dire la cosa pubblica non è cosa di nessuno, è cosa di tutti, quindi ci deve essere un rispetto ancora maggiore della proprietà privata e questo purtroppo a me non sempre è così. Io non penso onestamente che torni alla commissione straordinaria modificare la struttura delle persone. Noi ci dividiamo a fare atti che possono incidere in maniera significativa anche sul comportamento della persona. E a questo proposito colgo l'occasione per dire che se la commissione avesse voluto fare cassa avrebbe potuto attivare un auto medico, avrebbe fatto tutto questo. Quindi gradirei che questa polemica del cessasse, che sarebbe la cosa più semplice in questo mondo. L'Arga System è uno strumento che è in 25 comuni italiani. In pochissimi comuni italiani viene rispettata la regola per cui i proventi delle sanzioni vanno a essere utilizzati per l'acquisto di strumenti per la sicurezza stradale. Nel discorso che hai fatto il comandante fa riferimento proprio a questo. Come può essere cambiata? Noi registriamo ancora oggi una serie di comportamenti che non corrispondono a quello che dovrebbe essere, per esempio il fatto che si continuano a non pagare l'auto in misura alle tasse, non è soltanto la sicurezza. E questo è un problema, il comune ha un problema poi a riempire le proprie casse e a far fronte ai servizi che comunque bene o male si cerca di mettere in campo, mi riferisco all'edilizia, mi riferisco all'acqua, mi riferisco alle strade, tutte cose per le quali tra l'altro non ci auguriamo da qui a dicembre di mettere in campo delle iniziative con pochi soldi che si stanno cercando, che ricordo tutti che questo comune che è stato ed è sul baratro sotto il profilo economico finanziario, quindi la commissione ha provato a garantire i servizi, ricordo, senza ulteriori ditte esterne, soltanto di operare per dirlo, quando si faranno i sensi unici i segnali li metteranno gli operai del comune, non ci sarà la ditta esterna che farà questo lavoro. Allora, come possono essere cambiati i comportamenti? Io posso dire, noi possiamo dire quello che vediamo che c'è più gente che viene in comune a chiedere l'affermazione dei propri diritti e questo è un fatto positivo perché vuol dire che in qualche maniera si cerca di rispettare le regole.
le strisce blu di cui parlava il comandante, si alzavano con le colleghe prima, ha generato una rincorsa alle legalità sul corso, che veramente è stata bella, perché abbiamo cominciato a ricevere la richiesta di chiudere gli spazi che erano inibiti, di non far parcheggiare sulla spiaggia, di non far parcheggiare sulla fiumara. Ci fa piacere che tutto questo sia stato notato dopo l'attivazione delle strisce blu, perché in precedenza tutto questo pare che non fosse in qualche maniera considerato. Per il resto il comandante penso che abbia già detto che questa è l'attività che il Corpo di Polizia Municipale ha messo in campo, soprattutto per la polizia amministrativa. Qui avete visto tutte le attività poste in campo, per esempio sulle case popolari, quella è una risposta alla gente che non sapeva a merito quante potessero essere e di chi fossero. Ed è un lavoro molto complesso con gli accertamenti all'interno delle strutture. Anche questo è un lavoro che la Polizia Municipale ha fatto e che è spesso oscuro, che non si vede. Diceva il comandante, se riusciamo a trovare la possibilità, sappiamo benissimo che la polizia municipale di merito dovrebbe essere più consistente, ma così lo è anche per la questura, così lo è anche per i carabinieri. Le leggi parlano di organici, ma poi bisogna avere le risorse economiche per poterli far funzionare. Ed è anche questa la ragione per cui abbiamo voluto sperimentare le strisce blu senza gli strumenti, per i quali invece andremo avanti adesso per le altre strisce blu che hanno un coinvolgimento. Però chiariamo, deve essere un coinvolgimento attivo, non un coinvolgimento guardando il proprio interesse particolare. Perché prima mi si ricordava del disco orario, molti comuni hanno risolto il problema del disco orario, hanno fatto le strisce blu, così fanno cassa. Quindi voglio dire, non è scomparso per caso in molti comuni, è scomparso perché poi il disco orario li controllo, perché altrimenti è inutile applicare il disco orario in nessun controllo. Si fanno le strisce blu, quindi in questo modo si risolve. Noi abbiamo cercato di farlo solo su un lato, sapevamo che l'entrata sarebbe stata mia, è stato più un segnale, è stato più un tentativo, soprattutto per fare qualcosa che meglio, io penso sia l'unico comune che non aveva una striscia blu, una non c'era, anche Reggio Calabria, insomma, io penso che ci sia uno spazio, vicino a un comune più grande, quindi noi quello che possiamo sperare è che ormai da qui a Porto dei Rubinieri i cittadini, come dire, facciano la loro parte, noi invitiamo tutti a, noi cerchiamo di gestire e di garantire i servizi, lo facciano la loro parte attraverso le segnalazioni, quando è possibile, come abbiamo sempre detto, andiamo a verificare, quando è possibile risolviamo, dove non è possibile, no, ci sono degli interventi strutturali, e garantendo ovviamente anche il loro dovere.